Questo è il massimo che si fa. Sì, poi non... Sì, innanzitutto veniamo da quasi 2 anni di lockdown, chiusure, privazioni, quindi mai come quest'anno era davvero necessaria per far respirare un po' di aria di normalità ai nostri figli, ma con questa Summer Camp gli operatori dell'Araba Fenice, i volontari del Sogno di Ari si sono superati, perché hanno dato la possibilità a quasi 40 tra bambini e ragazzi di età dai 3 ai 16 anni di entrare nella società, quindi di andare nei luoghi frequentati da altri bambini, da altri ragazzi e portare avanti delle attività come il cavallo, come il pallone, come la piscina, attività che di solito tutti fanno d'estate, che però sono quasi vietate ai nostri bambini. All'inizio di ogni estate noi come mamme ci rivolgiamo a tutte le ludoteche, a tutti i campi estivi della provincia di Avellino e le porte ci vengono sempre chiuse in faccia, perché nessuno ha un operatore, nessuno ha un volontario, nessuno si prende la responsabilità neanche 3-4 ore al giorno di far partecipare i nostri figli a queste attività. Quindi un grazie infinito a questi ragazzi, perché hanno permesso a noi famiglie di sentirci più vicini alla normalità e ai nostri figli finalmente di far parte di una società che di solito li tiene sempre fuori dai giochi. Un summer camp di 2 settimane itinerante, questo perché alcune strutture avevano chiuso la disponibilità ad accettare questi ragazzi, c'è stata una difficoltà iniziale e l'hanno superata alla grande questi operatori e quindi hanno organizzato ogni giorno in un luogo diverso, quindi sono andati in piscina, al maneggio, al parco Trombetta, ai giardini dello sport a fare delle attività inclusive con gli altri bambini che facevano i campi estivi e hanno fatto davvero ogni giorno un'attività diversa. Io mi auguro che l'anno prossimo i comuni si rendano conto che esistono delle realtà come queste, anche fornire un pulmino, fornire un autista, un minimo di servizio diventa indispensabile per noi, li aiuta. Mi auguro che l'ASL comprenda che la terapia non è solo domiciliare, ma a un certo punto anche i nostri figli devono vivere nella società e mi auguro che i privati di questa città si rendano conto che esiste un mondo dell'autismo che non deve essere un mondo a parte, ma deve far parte di questo mondo. L'autismo è una disabilità complessa, nessuno lo nega e ha bisogno l'autistico di un operatore specializzato e di un rapporto uno a uno. Oggi in questa società che si proclama inclusiva, in realtà si pensa molto a minimizzare i costi, quindi qualsiasi ambiente il bambino autistico lo si vede come quello che ti consuma troppe risorse e si tende quindi sempre a scartare. Dall'altro, lo dobbiamo dire, ci sono anche delle famiglie che hanno il timore di far includere i loro figli perché non si sentono sicure degli operatori che li affiancano, ma questi ragazzi sono stati fantastici, ci sono non solo operatori, anche dei volontari, quindi il messaggio deve essere che chiunque, non necessariamente specializzato, può essere affiancato da un operatore specializzato e riuscire comunque a portare avanti dei progetti di inclusione. Una situazione di normalità per i nostri figli e soprattutto per noi genitori. Finalmente un'opportunità per questi bambini che di solito quando chiamiamo qualche struttura per organizzare qualcosa sono tutti spaventati, non hanno operatori e quindi è difficile portare un bambino autistico in una normalità, in una giornata in piscina se non ha qualcuno che lo guida. Quindi questa opportunità grandissima, ripeto, dove io ho partecipato non solo da mamma di Alessio, ma da mamma di tutti i bambini. Quindi io ringrazio l'associazione Il Sogno di Ari e l'Araba Fenice di averci regalato questa normalità per la prima volta nella nostra vita. Basta pochissimo, soprattutto non vi spaventate di fronte alla parola autismo, perché l'autismo è trattabile. I nostri figli, affiancati da un operatore, hanno potuto fare piscina, hanno potuto fare il giro a cavallo, hanno potuto disegnare, hanno potuto andare a fare i biscotti nell'agriturismo, hanno potuto visitare posti che di solito non visitano mai.
quindi non vi spaventate, perché l'operatore, chiunque stia con questi ragazzi, sa cosa fare, sa come trattarli e sa soprattutto i loro bisogni, i loro tempi di attesa. L'obiettivo insieme a Roberto è stato proprio quello, dopo il periodo di Covid e di restrizioni che abbiamo vissuto noi e soprattutto i nostri bambini, di regalare loro quest'anno la possibilità di vivere le esperienze che hanno tutti i bambini. Infatti abbiamo pensato a 360 gradi di coinvolgerle nelle varie attività, piscina, cavallo, attività di socializzazione, ed è stata una bellissima esperienza sia per noi che per i nostri bambini. Allora, la difficoltà è stata prima di tutto organizzativa, trovare i volontari, i ragazzi, perché comunque abbiamo garantito a tutti il rapporto uno a uno, quindi ogni bambino è stato seguito a 360 gradi. Però devo dire la verità, ci sono stati molti ragazzi che hanno accolto con piacere l'iniziativa, non si sono tirati indietro ed è stata veramente una bellissima esperienza. Le strutture ci sono messe a completa disposizione, anche venendoci incontro con comunque la possibilità di accogliere più di 30 bambini in tutta la sicurezza del Covid. Assolutamente sì, è stata veramente un'esperienza più unica che rara, e è stato molto faticoso organizzare, mettere a punto e mettere tutti i tasselli al posto giusto, però è stato veramente un grande successo. E vedere così gioire bambini e famiglie che ci hanno affidato i loro figli tutti i giorni, venire qua e darci tanta fiducia, è stato veramente qualcosa di meraviglioso. È stato un grandissimo successo e ne andiamo fieri e orgogliosi, e siamo veramente molto molto soddisfatti. Assolutamente sì, sembrava una sfida impossibile, però abbiamo dato un grandissimo messaggio. Nel momento in cui c'è organizzazione e volontà, niente è impossibile, e noi l'abbiamo dimostrato. Vabbè, sicuramente la situazione di Avellino e provincia, con il centro dell'autismo che insomma va avanti da un po' di tempo, è un neo che deve essere assolutamente, bisogna soprassedere, e soprattutto bisogna risolvere questa questione, perché questi ragazzi hanno bisogno, ma soprattutto hanno necessità di avere un luogo dove poter svolgere delle attività, ma soprattutto abbiamo una struttura che va riqualificata e deve funzionare.